Un saluto a tutti ragazzi, da Messi91 siamo su Pumpkin Jack e abbiamo una nuova arma da provare. No vabbè! No vabbè, best arma Eva ragazzi! Non la cambierò per l'inventario un par di ciufoli, cioè sì ok, ho delle altre armi, ma chi se ne... Cioè, tranquillamente proprio! Ehi! Vai uccellaccio! Ho sbagliato tasto, vedi? Mi dicono di fare... vedi? Mi dicono cose e poi mi si confonde la testa. Io non ce l'ho un inventario. Non mi serve un inventario. Uccellaccio del malaugurio. Vuoi funzionare? Va bene. Ecco, va. Ok. Ehi, coso. Ma che colpo di scena. I gufi e le paludi non vanno d'accordo. Nemmeno io ci vado d'accordo. Hai 10 secondi per spiegarmi perché mi trovo qui. Ma Jack, non hai un briciolo di fiducia nel tuo fido compagno? 8, 7, 6. Jack, sono un tuo superiore e mi tratterai con rispetto. 4, 3, 2. D'accordo, d'accordo. Diavolo se sei una peste arrogante. Sto seguendo il residuo magico lasciato dal potere del mago. Quella traccia ci ha portato fino a queste paludi e finisce qui. Forse esplorandola possiamo trovare un indizio su dove sia finito. Ecco, ci voleva tanto. Ah, taci. Taci tu, brutto pennuto. Ok, allora, stiamo molto attenti perché qui la vedo molto molto brutta sta situazione. Fare la furbetta e fare i giochetti di prestigio e schivare tutto nella mia vita. E dai, costo... Basta, io non ce l'ho un dito destro, ok? Ho solo il dito sinistro, va bene? Maledetto dito destro, che vuole premere tasti e si sente inutile, poverino, c'ha ragione anche lui, non lo sto usando per fare un tubo e si sente inutile. Aia. Si sente inutile, dicevo. Ehi, quella roba lì mi farà morire un sacco. Non rompere, ah, ma è spinta, ok, allora rompila, ci dà vita. Ok. Ma sono barca, questa è una barca, wow. Siamo dei pirati, no? Io sono vestita da samurai, non da pirata, scusami. Un samurai pirata, ok? Esisterà un samurai pirata fichissimo? Noi siamo quel samurai pirata fichissimo. Ah no, c'era solo il signore che vende cose. Signore che vende cose, sono un po' delusa. Ma tu guarda, il mio cliente preferito. Ti correggo, il tuo unico cliente probabilmente. Ma di che parli? Io non ti sopporto. E io non ho altri clienti, capisci qual è il problema? E vedi, sono il tuo unico cliente, non avevo dubbi. Allora, ho 11 e non ne ho a sufficienza, porca miseria. Però li ho raccolti tutti. Allora, fermi un attimo, io li ho raccolti tutti, quelli precedenti. Quindi non sono abbastanza per comprare quello di questo capitolo. Che tristezza, tristezza. E niente, lo compreremo nel prossimo, l'ispettore zucchettino, che palle. Prossimo capitolo cambieremo vestito, allora. Questo giro stiamo a fare i samurai fluttuanti pirati. Spacco questo. Con questa classe, questa eleganza incredibile. Ehi, sembra che abbiamo compagnia. Dove, dove? Ah, là in fondo. Ma fin là in fondo. Ah no, ce n'era uno lì, aspetta. Ho visto LB con la coda dell'occhio. Ehi, ma è tornato. È tornato di nuovo? No, ok. Posso andare, quindi. Ehi. Ah, non si è rotto niente. No, qualcosina si è rotto, ok. Non sto più trovando teschi, però sta cosa mi preoccupa un po'. Si è rotto assolutamente niente. Aspetta che c'è un sacco di roba. Ma vedi che tira verso un nemico, porca miseria. Cioè lui targetta un nemico e tira verso quel nemico, anche se tu sei girato da altre parti. È tristissima questa cosa, perché tante volte vorrei rollare e attaccare quello dietro di me e lui attacca davanti. Qualche motivo. Questo è l'unico fastidio che sto trovando in questo gioco. Per il resto è bellissimo. Tutto bellissimo. Ah, forse. Ok, ok. Da di qua? No, qui c'ero già arrivato. Ho fatto solo una pazzia. Forse devo saltarlo via. Ok, credevo di dover usare quello per fare il saltino. Invece no, dovevo saltarlo via. Ok. Vabbè, tranquillo. Come? Jack, scusami, ti sei aggrappato, tirato su e buttato di sotto. Sei un cretino. Sei un cretino. Adesso dobbiamo usare un po' di tempismo, un po' di bravura e un po' di platforming. Ti odio.
Ok. Cose brutte che mi sparano. Ma cosa cavolo? Allora. No, non ho visto il buco. Aspetta, aspetta. Ok. Mi sto guardando intorno. Ok, non ci arriva. Per vedere se ci sono teschi. Non ne vedo. Vedo una... Ah, sì, ce n'è uno là in fondo, però. Ma là in fondo credo di dover andare avanti per raggiungerlo. Chi è? Maledetto teschio del cacchio. Palle. E niente. Bello che l'ho anche vista girare, ma stavo guardando sullo sfondo che ci sono cose, vedi? Come le raggiungo le cose, però? Va bene, prima uccido qua, va là. Aspetta, aspetta! Maledetto sputacchino, quante botte mi sto prendendo? Troppe. Hai ancora molte cose da imparare, giovane Padawan, lo so. Un attimo, dammi tempo, ok? Ok, 4. Chi è quello lì? Salve, lei è cattivo? Ah no, stavo per attaccarla fortissimo, scusi. Chi è questo qui? Bene, 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 una faccia nuova. È sempre un piacere incontrare nuovi amici da queste parti. E tu chi saresti? Beh, sono un mercante della zona. Mi chiamo... Non te l'ho chiesto. No, non mi interessa. Ma parla per te, coso. A me interessa. Oh, va bene. Tu invece chi sei? Sono Jack. Sono sulle tracce di un maghetto irritante nella palude. Ah, hai detto Jack. Cioè, quel Jack. Il Jack che ha ingannato il diavolo. Non una, non due, ma ben tre volte. Ah, quasi tutti si dimenticano della terza. Sì, vecchio mio, sono quel Jack. Oh, che giorno propizio. Urrà, sarà felicissima. Di chi stai parlando, vecchio Bakuko? Oh, niente, niente. Mi sono ricordato di dover fare una cosa. Ci rivedremo più avanti. Credo di poterti aiutare. Niente, non mi vende un tubazzo, sto maledetto. Jack, grazie. Mi hai appena tolto il piacere del venditore. Che palle, potevamo fare grandi affari noi. E invece, no. Perché tu puzzi, Jack. Caro del mio Jack. Io adesso ho il terrore qua, ok. Aspetta, arrivano cosetti. Aspetta, Rolla. Ok, fa niente. Basta non finire, contro, ok. Il maledetto aggeggio qua dietro che dondola. Aspetta, prima quello lì, Jackie. Che fastidioso. Maledetti sputacchiatori folli. Io voglio fare gli attacchi belli e voi non me li fate fare perché sputate, sti maledetti. Quanti sono? Scusa. Ti è? Mi faccio colpire un sacco, ma è troppo bello quell'attacco lì. Possiamo capire però perché continua a uscire roba qua? Sono finiti? Quanti devono mai essere? Sì, mi danno il filo da torcere, ok? Problemi? Uccellaccio? Maledetto? Là c'è una via... C'è una via... No, è un teschio. Speravo fosse il grammofono, invece è un teschio. Ma va bene, uguale. Dai, lo andiamo a prendere. Molto delicatamente. Mi sparano i raggetti gamma. Da dove? Da dove? Da lassù. Ok. Ma c'è in giro... No, non c'è in giro un tubazzo di nulla. Giusto, non c'è in giro un creatore di ste cose, no, ok. Ah no, forse sapete che... vabbè, allora mi confonderò un sacco. Forse non era una cosa da raccogliere, forse erano quei teschi maledetti. Non quelli da raccogliere, quelli che mi sputano. Maledetti loro. Sì, questo è il primo capitolo che vedo un po' confusionario, perché ci sono tante cose... E non so bene come raggiungerle tutte. Mi cinguettano intanto, vedi? Questo vorrei però raggiungerlo, ok. Ah, aspetta! Non avevo capito che eravamo qui. Fare questa cosa pericolosissima. Mi fermo un secondo, ok. Ma posso muovermi? Perché la vita scende, ma... Oh, non comprendo. Sì, sono morta 7 volte. Buhu a te, buhu.
Stavo guardando intorno a me e tu sei scivolato su una buccia di banana. Sei palesemente scivolato, caro del mio Jack. Non dare la colpa a me. Io ero ferma e come ti ho detto, ok, andiamo, sei caduto di sotto. Colpa tua. E di queste travi maledettamente strette. Ehi, ma quella ruota pure? Ho visto bene, sì, sì, sta ruotando quella lì. Maledetta lei. Chi è? Non ho preso niente, mai, nella vita. Ehi, ehi, ehi. C'è roba qui. Cos'è che mi sta a sparare? Ah, c'è quello che mi spara. Ecco cos'è che mi spara. C'era qualcosa che non capivo da dove venivo colpita. Ok. Queste piante maledette. Bevi, bevi, Jackie. Ci servono i checkpoint. Io so già che mi sarò persa all'inferno in questa mappa. Ehi tu, ma sei di nuovo qui. C'è pure un cavallo. Guarda che bel cavallo spettrale incredibile. Manco fossimo su Bloodborne, guardalo lì. Stiamo andando a Kainerst adesso. Fermi tutti. Ehi, ma io volevo vedere. Aspetta, cosa c'era avanti. No. Ah, Jack. Eccoti. Sono così felice di rivederti. Volevo parlarti di mia moglie. Ce l'hai per caso nella bara sulle tue spalle? Ah, ma la pena mi importa di te, perché dovrei interessarmi di tua moglie? Ma sei il suo idolo da secoli, è la tua più grande ammiratrice. Continua. Siamo sposati da 343 anni, per dirci banco auguri, ma è ancora appassionata dai racconti su di te. È una strega potente e sto cercando degli ingredienti per il suo intruglio supremo. Una strega, eh? Potrebbe farmi comodo. Il mago è potente, scaltro, e ho bisogno di informazioni. Sarei entusiasta di aiutarti, ma prima dobbiamo trovare gli ingredienti. Tu un po' puzzi però, eh. Se mi aiuti a cercare i funghi che le servono, ti porterò da lei. Solo il mio cavallo può portarti da lei. Trova i funghi e potrai cavalcarlo. Odio gli escamotage narrativi. Va bene, troverò quegli stupidi funghi. Molte grazie, resterò qui in attesa del tuo ritorno. Ha due barre sulla schiena. Potrebbero essere sua moglie e suo figlio. Oppure i suoi figli. Oppure che ne so. Ha due piccole barre sulla schiena. Mi vengono in mente un sacco di scenari tristi in questo modo. Che tristezza incredibile. Comunque sì, strada per Kainerst. Palesemente, vedi là in fondo in lontananza si vede il castello di Kainerst. Chi non sa di cosa sto parlando deve giocarsi Bloodborne. Ed è un maledetto, io ve lo dico, perché Bloodborne è bellissimo. Ma scusa, mi manda a raccogliere i funghi e ce li ha due passi? Davvero su quelli funghi? Ah, no, vedi? Vedi? È un fungo in mezzo a una foresta di funghi. Quindi è uno specifico singolo fungo in mezzo a milioni di funghi del cacchio. Va bene. Ah! Oh, Super Mario! Ah, oh, sì, letteralmente Super Mario, morirò. E infatti, non mi aspettavo di rimbalzare, tutto lì. Ok, ok. Va bene. Al galoppo. Ah, pure a tempo. Wow. Ok. Ok. Buono a sapersi. Va bene. Dov'è? Ok. Vado. Non ho tempo per pensare. Devo andare e basta. Devo andare e basta. Maledetti voi. Perché non hai attaccato Jack? Maledetto tu. Perché non ho fatto il doppio salto, forse. Potrebbe. Potrebbe. No. Non avevo guardato davanti a me. Stavo guardando intorno a me. Dannazione. Ok. Niente. Quindi come si passa lì, scusami? Aspetta, ma io sono caduta, no? Non sono caduta lì. Però là c'è un altro, aspetta. Eissa, ok. Ok, però ce n'è uno anche lassù. Devo trovare il modo di andarci. Mi aspettavo di trovare il grammofono qui, sì. Speravo un sacco, perché sto veramente andando in paranoia. Per quel maledetto grammofono. Ok. Come si sale lì? Ci sarà modo di arrivarci? Probabilmente sì. Da dove sono caduta? Proseguendo da dove sono caduta, probabilmente. Che rumore orribile che fanno qui. Come cacchio dovrei... Ok. Ok. Guarda, non ti rompo perché non mi fido. Potresti dar fuoco a tutto. Allora io devo andare per di là però, perché c'è... Ok.
Ah, si biforca la via? Wow. Appena appena, eh. Posso andare avanti? Ok. Ok, galoppo, stai buono tu. No! Forse se andiamo dritto. Fermi. Ok. Io questo pennuto lo distruggo. Sono un imbecille, non fateci caso. Però volevo fare il pennuto arrosto e quindi ho dato fuoco a tutto. Per quello che ho dato fuoco a tutto. Giuro. Non perché sono un imbecille. No, no. Eppala! Ma tu ti spenno tutto, ti spenno. Maledetto tu. Eh? Non c'è altro modo? Va bene. Ok. Ma sono funghi allucinogeni? Ah, ho capito. Suonano pure? Aspetta, prima raccolgo. Ok. La prima volta non ho visto dove era andato l'ultimo raggio perché stavo cercando di vedere cosa c'era intorno a me. Ma dai! Va bene, va bene. Io spero che tutte ste cose non mi attirino dei copyright, perché sennò che cacchio. Allora, Jack. Ah, così, puff. Ma se tu potevi puff qui per... Ma scusa. Jack, ci stanno fregando. Jack, ce la stanno mettendo in quel posto fortissimo. Jack, dai, oh, Jack. No, ci fregano, Jack. Ah, è magnifico. Erano anni che non vedevo un fungo così ben formato. Sì, lo so, sono un mito. Ora mollami il cavallo. Ah, sicuro, conosce bene la strada. Devi solo salire in groppa. Quest'uomo puzza, Jack, io te lo dico, quest'uomo puzza un sacco, un sacchissimo. Il modo in cui è apparso e ci ha fatto tornare qui puzza un sacco. Spero sia solo un riciclo di un effetto, ma sta cosa puzza. Ah, posso muoverlo, salto. Ah, ho capito, ok. Quindi conosce la strada, ma devo comunque guidarlo io, va bene. Non ha il doppio salto, tristezza. Un cavallo senza il doppio salto, ma io non lo so. Aia. Ehi, zighi zighi. Posso fare un backflip col cavallo? Wahano. Ma stiamo volando, ehi. E come ti, uguale, fatta. Andare a zigizzarli, ragazzi, non fateci caso. Guarda, è bello. Ehi! Volo? Volo. Devo saltare? Non ho idea. Salto per sicurezza. Dove andiamo adesso? Giro? Io non lo so. Io non la so la strada. Scusa, mi ha detto il cavallo sa la strada, ma io non la so la strada. C'è pure la linea del traguardo. Guarda che bello. Guarda che bello. Fatta. Guarda l'uccellino. Yeeha! Quanti teschi ho preso? Solo 11? Qui mi sono perso un sacco di roba al 100%. Uccellaccio, che cacchio. Perché sbaglio tasto, porca miseria? Non è nemmeno passato del tempo, cioè nel senso ho registrato un episodio dietro l'altro. Posso? Grazie, permesso. Salve. Ok. Il vomitino! Porca vacca, guardate se muoio di nuovo. Ok, siamo salvi appena appena, ragazzi, eh. Inizio a sentire la difficoltà della roba che non vedo che mi spara. Mi sparano da fuori schermo, sti maledetti. Allora, aspetta, eh. Ok. Poi da qui. Con un po' di arte e di eleganza, ok. Fatta. Poi qui.
Poi posso salire? No, perché lui si aggrappa solo dove gli pare a lui. Ok. Oh! Fatta. Aspetta, ecco, un po' di pazienza, ci arriviamo, ok. Qua continuo, adesso ho capito che quelle travi lì sono messe per fregarmi, forti... No! No! Che cos'è quella cosa? Oh! Aspetta, aspetta, uccellaccio, non ti posso leggere, mi spiace. Aspetta, qua, molta delicatezza, queste assi maledette. Non si sa nemmeno perché stanno in piedi per grazia divina. Non ti muovere, non ti muovere. Ah, ma è sempre lui? Che ti serve? Io lo so adesso, questo tizio è o è la boss fight di livello, o è il mago che mi sta facendo recuperare cose per lui. Sicuro, al 100%. Jack, eccoti amico mio. Piano fanboy, cosa vuoi adesso? Beh, ricordi quel fungo che mi hai portato? È perfetto, non fraintendermi, però non basta. 10, 9, 8. No, no, aspetta un secondo, oh grande Jack. Mi serve solo un altro fungo, uno solo, e ti porto da mia moglie. Puoi aiutare uno sciocco che sta solo cercando di essere il marito che l'amore della sua vita merita? D'accordo, ma è l'ultimo. Niente mi trattiene dal farti affettine. Jack, amico mio, ci stanno fregando fortissimo. Jack, qui la prendiamo fortissimo nel dietro. Ma fortissimo proprio, eh. Ah, non mi fa saltare dritto. Però aspetta, perché andranno giù poi. Fermi tutti. Ti prego non andare via. Ok. Ok. Fatta, fatta, fatta. Hop. 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 No, aspetta, non mi fido, aspettate, aspettate, aspetta. Oh, ho perso tempo, non mi fido. Lo faccio ripartire da capo. Dancing samurai, dancing samurai. Samurai ballerino. Ti prego, non sparire. Ehi! Vai! Ah, è durato pochissimo, dai. Perché non hanno fatto ballare anche la spada? Che palle! Sarebbe stato fichissimo far ballare anche la spada. Perché no? Hip. Non mi fido, hop. Hip. Non mi fido, hop. Hip. Hop! Ok. Temevo che se avessi fatto il doppio salto non ci arrivavo in tempo. Non so perché avevo questo brutto, brutto, brutto presentimento. Aspetta, che stanno maledetti qua. Però questi mica sparano, quindi posso fare... Yeah! Ok. Siamo a 15, ce ne mancano solo 5. Il video di oggi termina qui e io non ci casco, io non sono come Jack che basta dirgli il campione leggendario della vita e lui subito... Sì, farei tutto per un fan, no? Questi qui puzzano sia lui che sua moglie, puzzano di morte e distruzione. Sì, forse sono anche morti, quindi è normale che puzzino di morte, ma mi avete capito? O sono stati mandati dal mago per farmi perdere tempo, oppure sono proprio dei costrutti del mago, o magari è proprio il mago che si è camuffato. Oddio, potrebbe essere di tutto, io ci sto cadendo come... O meglio, lui ci sta cadendo, io non ci casco. Comunque, come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti. Io accetto scommesse comunque, cascheremo in una trappola sicuro.